Salve, salve, bentrovati al quarto puntata, quarto episodio, quarto, quello che volete voi, spacchettamenti di Fantasy Riders, Fantasy Riders, pam pam pam. Vabbè, basta. Questo lo sto facendo molto più velocemente, cioè molto più, vabbè, insomma, lo sto caricando molto più vicino rispetto a quando ho caricato il terzo. E ho già messo le carte a posto rispetto al terzo, chiaramente lo faccio ogni volta che finisco lo spacchettamento. Anche oggi ho 11-12 pacchetti, mi pare, e li ho già, diciamo, aperti, perché sapete che con una mano diventa troppo complicato. Bando alle ciance, cominciamo col primo. Allora, questo l'ho proprio annientato come pacchetto. Allora, il Kraken. Nelle profondità degli oceani crescono creature simili a calamari, ma di dimensioni gigantesche, e questo accade anche nel nostro pianeta. Persino a livello micro, quando affiorano in superficie riescono a ribaltare navi o piccole imbarcazioni. Poi abbiamo Ippocampo. Gli ippocampi più grandi sono detti anche draghi degli abissi. Sono molti feroci, sono molti. Io non so più parlare l'italiano. Benissimo. Sono molto feroci e hanno una pelle squamata resistente a qualsiasi attacco, il che li rende avversari pericolosissimi. La chimera. Spesso la chimera mostra un'intelligenza insolita per una creatura selvaggia, a volte atteso in boscate a viaggiatori sprovveduti, dimostrando un'astuzia pari alla sua cattiveria. Ah, bello. E poi il bastone. Ah. Bastone del guaritore. Ogni guaritore possiede un bastone dell'apparenza comune che esalta i suoi poteri. Quando lo brandisce, il guaritore esegue cure miracolose. Prima delle due rare. La prima delle due rare è. Non la mette a fuoco. Alto Elfo Rider. Sembra l'arena di Babbo Natale questa. Per gli alti elfi non è facile ottenere la fiducia degli alci, che evitano il contatto con gli altri esseri viventi. Tuttavia, le doti del leader permettono loro di calmarli e di guadagnarne l'amicizia. Cioè li obblighi praticamente. Vabbè. E poi il drago delle bustine, Platino. Ah, che bello! Drago di fuoco. Quando raggiungono un'età avanzata, i draghi di fuoco smettono di cacciare e si ritirano in una tane sotterranea per riposare circondati dai tesori accumulati. I draghi devono ammirare il luccichio dell'oro. E di tutto ciò che luccica, tipo gazzelladri giganti. Ah. Nel curriculum ci metterò spacchettatore di pacchetti. Allora. Garuda. Si sa poco di questi strani uccelli antropomorfi. Hanno un piumaggio dai colori più vivaci, vivono nelle montagne più alte e la loro intelligenza è più sviluppata di quella di un uccello normale. Ah, hanno anche un pessimo carattere. Ecco, proprio incontrarne uno deve essere una bella esperienza. Poi, artificiere. Gli artificieri mega sono esperti artigiani che possono dar vita a un pezzo di metallo con un semplice gesto delle mani e un colpo di martello. Conoscono segreti arcani non alla portata di tutti. La strega. Le streghe anziane sono tra le creature più malvagie che si conoscano. Decrepite e avvizzite lanciano incantesimi letali in grado di nuocere anche agli avversari più protetti. E poi la telecinesi. La forza della mente può essere superiore a quella del corpo, come dimostra questo incantesimo grazie al quale i tecnomaghi manipolano gli oggetti che li circondano, muovendoli a gran velocità o usandoli come proiettili. Ti lancio il corpo di qualcuno. Ah, lo scorpione, questo l'ho trovato l'altra volta, me lo ricordo. Bella come carta, però. Ah, fatemi leggere cosa dice. Vabbè. Allora, se mettesse a fuoco. Lo scorpione mega combina grande forza fisica, veleno letale e un'agilità insolita per una creatura così grande. Come se ciò non bastasse, le sue pinze affilate sono in grado di perforare anche l'armatura più resistente. So, vuoi fargli anche la capacità del volo? E poi il maremoto. Odio quando non mette a fuoco sta telecamera. Dai.
Uno dei poteri più spaventosi del Re Tritone è la loro capacità di scatenare grandi mareggiate in grado di distruggere intere regioni costiere. Un attacco simile non lascia scampo. Beh, te credo. Poi, terzo pacchetto. Allora abbiamo Leone mutato. I neobarbari catturano, addestrano al combattimento i leoni mutati. Dotati di armature che possono usare anche in attacco, sono creature feroci e implacabili. Ok. Poi abbiamo Artificiere. Gli artificieri sono responsabili di animare i veicoli che trovano dispersi dalla superficie. Pochi nani rigattieri hanno questa capacità, ma addestrati da altri mentori lo dimostrano già da piccoli. Ok. La scimmia gigante. Le scimmie giganti sono di un particolare colore bluastro che le differenzia da altre specie. Usano l'abilità di arti e coda e la loro curiosità la porta ad entrare in contatto con tutto ciò che trovano nella giungla. E infine, come basiche, chiaramente, sanatori. I guaritori praticano le loro arti nei sanatori, dove gli infermi possono riprendersi dalle loro pene fisiche e spirituali. Sfortunatamente sono quasi sempre affollati. Beh, te credo. Poi, prima delle rare, abbiamo titanio, bolla di fuoco. Bolla di fuoco. Palla di fuoco, no, bolla di fuoco. I tecnomaghi con prudenza controllano elementi devastanti grazie a questo incantesimo, che crea una bolla di fuoco in grado di radere tutto al suolo. Forse perché palla di fuoco è tipo copyright in altre 300 carte diverse. E poi, Cyber Elfo Rider. Una volta raggiunto il massimo livello, Cyber Elfo e Cyber Segugio diventano quasi una creatura sola, rapidi, esperti, abbastanza abili e armati da affrontare i rivali più grandi di loro. Ok. Al momento nessuna nuova platino. Ragno gigante. Solo la tribù dei Goblin potrebbe avere come alati delle creature come i ragni. Nelle profondità delle montagne crescono specie gigantesche di questi esseri che anche nella loro forma micro sono un pericolo per gli incauti. Poi, esploratore. Dopo anni di continui spostamenti, un esploratore sa bene come usare l'ambiente a proprio vantaggio, ovvero dove nascondersi, quali sono le scorciatoie e dove tenere un'imboscata. Poi, pipistrello gigante, non me lo mette a fuoco. I pipistrelli più grandi sono mostri che escono dalle loro dimore sotterranee solo per seminare terrore. Le loro enormi ali sollevano un forte vento che preannuncia il loro arrivo, facendo fuggire chiunque tenga la propria vita. E infine, Palazzo della Tecnologia. I tecnomaghi restaurano antichi edifici ormai in rovina con la loro tecnologia unica. Le loro dimore sono luoghi meravigliosi per il resto degli abitanti che vivono in superficie. E infine, le due rare. Allora, una è bronzo ed è Taumaturgo Rider. Alcuni giovani taumaturghi sviluppano un'empatia naturale con i draghi che vivono vicino alle loro case. Eroi e creature diventano compagni inseparabili anche in battaglia. E poi, Archer Rider. Gli arcieri elfo si muovono nel bosco rapidamente e silenziosamente, a cavallo dei bellissimi unicorni. La loro innata destrezza permette loro di colpire anche al galoppo. Ok, stiamo facendo un po' di lore di questo gioco. Poi, Alto Elfo. Si dice che gli alti elfi siano immortali e che i loro leader possano governare il proprio popolo nei secoli. Che sia vero oppure no, gli alti elfi Mega sono figure della grande autorevolezza che non prendono mai decisioni affrettate o interessate. O interessate? Ma che vuol dire? Con zampe. Ah, scusate, vabbè, viverna. Con zampe e ali ampie e coriacee, le viverne sono rettili simili a draghi. Cacciano fin dalla tenera età e anche se tendono ad accostarsi. A contattarsi. Piccole prede possono anche attaccare quelle più grandi. Va bene. Poi,
Artificieri, ma questo l'abbiamo letto anche prima, quindi chiaramente no, non ve lo rileggo. Arene di combattimento. I neobarbari esercitano le proprie abilità del combattimento in arene in cui fronteggiano rivali e creature selvagge, dimostrando un carattere violento, ma non tutti escono vivi di lì, certo. Poi, platino, oh, verme gigante platino, che brutto. I vermi mega possono raggiungere i 10 metri di lunghezza dalla testa alla coda, dove stabiliscono i loro nidi, gli animali selvatici scompaiono come per magia. Strano, eh? Chi l'avrebbe mai detto? E poi, uomo albero, platino. Due platini in un pacchetto? Che figo! Pacchetto iper good questo qua. Per quanto uno faccia brutto e l'altro ce l'ho già, mi ricordo, mi pare. Però sono sempre due platini in un pacchetto. Gli uomini albero mega sono creature pericolose e vulnerabili solo al fuoco. Qualsiasi altra arma è quasi inutile contro la corteccia che le ricopre, resistente come la roccia. Ok, apriamo l'altro pacchetto. Forse. Poi, che brutto questo. Dragosauro. I dragosauri mega sono creature spaventose, enormi e con un brutto carattere. Poche creature osano sfidarle in cielo sapendo che non avrebbero alcuna possibilità di spuntarla in un combattimento aereo contro di loro. La strega. Le streghe imparano fin da piccole a usare veleni e altre sostanze per nuocere ai loro nemici senza usare le armi. Muovono anche i primi passi della magia oscura che caratterizza l'antivita. Poi, esploratore. Un esploratore mega difficile da battere, tanto rapido quanto silenzioso. Spesso attacca e poi scompare prima che i suoi nemici si rendano conto di ciò che accade. Si dice che la sua mira con l'arco possa competere con quella degli elfi. Ah, vedi. E poi, incantesimo di crescita. Grazie alle arti arcane, con un potente incantesimo di sicconi goblin, possono trasformare uno di loro in un gigante dalla forza tremenda. Prima delle due rare abbiamo il Kelpie, platino. Africa, un'altra platino. I Kelpie mega sono quasi completamente ricoperti da uno strato di alghe umide. Sono creature del pessimo carattere e usano gli zoccoli e i loro denti affilati per farsi rispettare. E poi l'altra. Bronzo, Paladino Rider. Una delle prove a cui devono sottoporsi i giovani paladini micro e conquistare la milizia degli irascibili grifoni. Devono convincere quelle potenti creature che non vogliono domarle, ma collaborare con loro. Anche perché se si incocchia un grifone, penso che ci mette poco a fare a pezzi il paladino. Insomma, sono sicuramente animali da sopravvalutare, vista la stazza, le differenze di stazza. Ok. Allora, questa è la Manticora. No, la sì, Manticora. Che faccina carina, però. Le Manticore sono terribili animali ibridi, con torso di leone, ali di pipistrello e coda di scorpione. Sono predatori delle terre selvagge e già a livello micro vanno a caccia di prede facili di cui nutrirsi. Poi abbiamo Cyber Cavaliere. Con loro inseparabili e letali spade laser, sono Jedi. I Cyber Cavalieri proteggono con assoluta lealtà i Tecnomaghi che li hanno creati. L'armatura robusta e la bravura in combattimento fanno di loro delle perfette guardie del corpo. Poi, cinghiale gigante. Man mano che crescono i cinghiali imparano a usare meglio le loro zanne, sempre più grandi, cercando di infilzare i loro nemici. Chi si aggira nei boschi sa che non può essere sottovalutato un cinghiale, soprattutto quando lo sta puntando. Poi, mercato delle montagne. I nani sono commercianti nati e sanno riconoscere il valore degli oggetti per cui altri non darebbero neanche una moneta. Visitano abitualmente i mercati minerari della superficie, andando in cerca di ottimi affari. Cominciamo con le rare. Allora. Platino, ma già tre pacchetti, tre volte platino, che figo.
Basilisco. I basilischi mega volano a bassa quota e si avventano sulla preda che individuano con la loro vista infallibile. Gli artigli affilati, il becco e la coda serpentina fanno il resto del lavoro. E poi un oro. Questa l'avevamo già. I cinghiali mega sono l'ideale per esploratrici mega. Quando sono in sella a quelle potenti creature, il loro lancio risulta ancora più micidiale. Se il nemico resiste, saranno le zanne letali del cinghiale a friggere il colpo finale. Poi, altro pacchetto, ne mancano 1, 2, 3, 4 e 5. A parte questo qua. Allora, Paladino. I paladini mega dei Cavalieri della Luce sono grandi combattenti e affrontano quasi ogni rivale con certezza di batterlo. Ascoltano sempre i consigli delle sacerdotesse con cui guidano la loro tribù. Sirena, me la ricordavo più bella la sirena, cioè non in questo caso, però boh, sono più belle di solito, anche se è tutta una finzione per attirare i marinai. Le sirene più esperte guardano gli eserciti degli abissi, combattenti, siete imbribili, sia dentro sia da fuori. Non sorprende che alcuni popoli costieri abbiano grande timore di ciò che si nasconde nell'oceano. E beh, meglio essere cauti, no? Poi. Ah, ok, no, pensavo che c'era una carta in meno. Area di combattimento ve l'ho già letta. E poi necropoli. I seguaci dell'antivita compiono i loro terribili sortilegi nei cimiteri. In questi luoghi abbandonati comunicano più facilmente con l'oltretomba. Prima delle due rare abbiamo la strega rider. Una delle prove più iniziative di una strega è entrare in una cosa abitata. In una caverna abitata da diavoletti e prenderne il controllo di alcuni. Vedere l'apprendista in sella alla sua creatura è motivo di gioia generale. Ma per chi? Chi è che deve gioire, scusate? Non i nemici. E poi Arciere Rider di bronzo, sì, di oro. Gli elfi mega guidano le pattuglie che. Questo è un elfo sicuramente, non quelli brutti e bassi. Ok. Va bene, il video sta durando un po' troppo, quindi a sto giro andiamo un po' più veloce senza che mi metto a leggere, se no, cioè, veramente penso che vi addormiate. Allora, drago, ok, poi taumaturgo, un'altra sirena brutta e nido di ragni, prima rara, platino. Ma che figa, Rock! Quanti platini che sto trovando in questi pacchetti? Puff. E poi argento, Arciere Rider. E mi sa che sì, sono diversi. Vedete, questo l'abbiamo trovato prima, questo l'abbiamo trovato adesso, sono diversi. Bene. Poi mancano. Tre pacchetti. Allora, vediamo un po'. Acciaio nessuno al momento, abbiamo trovato. E neanche titanio, mi sembra. Platini un bel po'. Bronzi, argenti, ori. Dragosauro. Ok. What the? Gin. Pegaso. E vabbè, l'armatura nanica, questa l'abbiamo trovata la volta scorsa, mi pare. C'è un altro. Così. Non so quanti platini, forse il platino non è così raro come si pensa. Boh, forse l'acciaio è quello più raro da trovare, perché ne ho trovato uno solo, mi ricordo l'altra volta. Ok, vabbè, un altro rock. E poi un argento, questa ce l'abbiamo pure. Poi. Andiamo subito. Allora, Taumaturgo. Sfinge. Cerchio di pietre. E Leviatano. Prima rara. Oro. Guerriero Rider. Ah, in sella un pipistrello, figo. E poi. Questo mi sembra l'altra volta. O mi sto sbagliando, non mi ricordo. Cyber Elfo Rider. Altro
L'altro pacchetto abbiamo finito. E dai, allora. Esploratore. Aquila gigante. Arco magico. Che brutto. Cioè, bello, ma è comunque importante. Arpia. Poi abbiamo, come rare, questa. Ah, Artificial Rider. E poi un altro di questi. Ok. Anche in questo caso vi chiedo un like se vi è piaciuto ciò che abbiamo trovato. E condividete il video. Fatemi sapere nei commenti se qualcuno è stato alla serie di Fantasy Riders. Se vi sta piacendo, se fate dei mazzi. E lasciate un like, ve l'ho già chiesto. E basta. Noi ci vediamo la prossima volta con pacchetti o se riesco le tin, anche se sono introvabili.